Benvenuti nella cucina di Mulino Casillo, dove le ricette sono desideri. Oggi prepareremo insieme i cantucci con la farina tipo 1 in germe. In planetaria, con la foglia, andiamo a inserire il burro e lo zucchero. Amalgamiamo senza montare, fino a quando il burro avrà assorbito completamente lo zucchero. Ci prepariamo con le uova, che aggiungeremo in più riprese per evitare che il composto si smonti. Quindi aggiungiamo poco per volta. Ora che il composto si presenta come una crema, andiamo ad aggiungere un pizzico di sale e aggiungiamo le mandorle. Lasciamo girare. Nel frattempo ci prepariamo la farina con il lievito per dolci. Lasciamo girare la macchina fin tanto che la farina si amalgama al composto, non facciamo lavorare troppo, è pur sempre una frolla, dopodiché potremo procedere direttamente alla formatura dei filoni. Allora, rovesciamo l'impasto sul tavolo di lavoro, ci aiutiamo con un tarocco e aiutandoci con un po' di spolvero di farina andiamo a crearci dei filoni lunghi e stretti che andremo a riporre in teglia. Possiamo quindi procedere all'infornamento. Forno statico 175-180 gradi per circa 20-25 minuti. Eccoli qui i nostri bastoni dopo la prima cottura. Sì, perché il cantuccio prevede due fasi di cottura. La prima fase in cui cuociamo il bastone, adesso noi andremo a tagliarlo con un coltello da cucina ben affilato e andremo a riporre i cantucci in teglia rivestita da carta da forno per la biscottatura. Andiamo a tagliare dei cantucci dello spessore di 1 centimetro e andiamo a riporli in teglia con il taglio rivolto verso l'alto. È importante lasciar raffreddare i bastoni quel tanto che basta, non devono essere completamente freddi, non devono essere caldi da forno, perché altrimenti non si taglierebbero bene. Eccoli qui i nostri cantucci pronti per la biscottatura. La biscottatura la facciamo sempre in forno statico, questa volta a 200-210 gradi per circa 10-15 minuti. Eccoli qui i nostri cantucci appena sfornati, li facciamo raffreddare un attimo, dopodiché li prepariamo per il servizio. Dopo aver fatto raffreddare i cantucci, possiamo prepararli su un piatto di servizio, nel caso in cui dobbiamo servirli immediatamente, oppure li possiamo conservare in una scatola di latta o di vetro, con chiusura ermetica per evitare che possano assorbire l'umidità ambientale. La nostra cucina è pervasa di un inebriante profumo di germe misto a burro. Questo è il segreto dei nostri cantucci. Ci rivediamo alla prossima ricetta nella cucina di Mulino Casillo, dove le ricette sono desideri.